Guarda che bella la. Ma dobbiamo vedere il partito. Il Adesso vuole mia che mi ha cucinato. Che bella manina, dammi la manina, dai. Non vuole bene più. Ma perché mi hai promesso che non lo mantieni? Vabbè, accettiamolo, perché devo fare altri sacrifici. No, che bisogna ricordare questi modi, tu non capisci niente. Perché questo se non fai le promesse allora? Così per accontentare? Sì, per accontentare. Lo farà un po' dopo. Sì. Buona? Com'è? Sì. Com'è? Sì. Com'è? Buona. Sento qualcosa, no, là pure. Cioè che cosce che la Laura. Ma dopo, dopo però. Non è niente, vero? Sì. Ah? Sì. Sto affogando. Secondo me è meglio vedere a studio aperto il fatto di... La cosa della autopsia la devono fare, poveretto. Perché era troppo avanti la storia, la troppa era molto... Era uno dei pochi calciatori che erano istruiti. Era buono senza avere avvocato. Medici domani, no? Dio li manda, li ricaccia nella terra le persone per bene. Vabbè, la sto scherzando. Nel frattempo ti fai vedere una cosa, una piccola. Mi racconto il tempo. Una cosa, per fare 56, dai. Cioè, che cazzo ti vedi il... L'oroscopo del cazzo. Non mi interessa. World Top 5. Sì. Cioè, tu rendi conto che la barca di quella piccola riesce a trainare una nave da crociera grossa? Come cazzo fa una piccola nave? Vedi, vedi. Come si chiama sto qua? Mega navi. Se ci navi leggiamo 5 navi, super navi che scoprono. Tu sai qual è il porto di costruzione, di grande impresa di costruzione al mondo? In Germania si trova. Sì. Le cose culturali non ci interessa. No, mi interessa. Parliamo di oroscopo. Sento là, infatti. Lei può parlare, io non posso parlare, avete capito? Vabbè. Mi sento là. Sì. Sì, ho capito. Sì. Ti voglio bene, dai. Sì. Capito? Guarda come spiega. Con disegni. Cioè come spiega, guarda. Invece Super Quark e Voyager lo spiegano così in maniera semplice.
più buoni quelli della Finn, però. Cioè, una nave del genere, ogni dettaglio costruito. Per esempio, una piattaforma petrolifera, che c'è una piattaforma per l'elicottero. Pare che se si appoggia faccio così, come cazzo, che cazzo gli mettono? I bulloni, che cazzo gli mettono? Perché sono gli ingegneri che dicono col disegno, poi sta l'operaio a farlo. Questo cazzo di operaio che cazzo ha studiato? Mi spiega a me, mangialo, se vedete lo so, mangia tranquillo. Vedete come spiega a me? Mangia tranquillo io. Cioè, stiamo parlando di cose anormali. No, ma che non mi sento, io non so perché, non riesco. Fatti di me. Fatti di te. Dai, mangialo tranquillo. Ti voglio bene, lo sai. Si vede. Ah? Cioè, devo cominciare a capire che compagnia devo trovare io. Voglio dirlo. Ma che tipo? Ma come mangiamo? Poi ti ascolto, te lo prometto. Che cavolo. Sì, sì. Non ho il cuore, dico no. Sì, la e fammi sentire, la cosa è migliore, vai. Brasil. La mantecata, posizione del prossimo test, la manovrabilità. Il più semplice indicatore di manovrabilità. Non sto buono, non sto buono. Ok. Sì. Mi avvio brutto. No, no, se lo mangio, mangio... No, tutto non mi va, veramente. Non lo mangio assai. Ma non sapaccio neanche, lo so. Se lo mangio veramente. Mangia quante ne vuoi, piglia quante le vuoi. Non me la dici! No, non vado con altri, gnignò mia! Non con altri. No, con altri no. Visto che ti ho ceduto il pangiare, amore mio, perché ti voglio bene io! Che sei sciupata la gnignì! Questo pezzo! Senti? Sì, già sta male, amore mio! Voglio bene io! Sì. Rispetto alle altre controllore conta come una battita di vicino. Sono finiti i giorni in cui si vede la sonda, il GPS, ed è anche controllato elettronicamente. Tutto questo programma. Ma la c'è un cerchio di grata di 165. Guarda. Per il lavoro che svolge, questa è una delle navi più che possiate immaginare. La nostra crescente sete di 5-4-2018. 2018 è quella di garantire la sicurezza ed è lo scopo di questa nave. La pattuglia di Gente Mar di Norvegia costantemente. World ufficialmente è una nave soccorso top 5 mega navi stagione 2 tutto l'equipaggio episodio 1 tema mega navi. Un semplice errore in un'emergenza reale potrebbe essere disastroso e quindi non è tollerato. Una nave è una sorta di angelo custode e noi proteggiamo gli operai delle piattaforme e l'ambiente. Il primo compito del equipaggio è raggiungere il punto scelto per l'esercizio.
trucidazione. In caso di una vera emergenza, tornerà l'Aurora. Sta cominciando. Questa nave è stata progettata per essere... Mia mamma ieri ho sentito che... No, sì, siccome è venuta la parrucchiera, bestemmiava come un cane io. E non sapevo che faceva così, non me l'aspettavo. Chi? Sì. Con due, lo potevo pure baciare. Con due. Sì. Hai sbagliato canale, con due. Per noi che non siamo preso prendere in piedi prima di vendere. Conad, persone oltre. Cazzo, volevo essere un industriale di supermercati. Guardando come faccio di solito, c'era un programma nel quale parlavano di e ho deciso di informarmi come potevo essere utile per qualcosa. Piccolino, via! Ma come piccolino, piccolino! Sì, non ho fatto vedere voi. Sì, amore. Per saperne di più sulle loro storie, visitate il sito www.qualità.it. Ispirare la tua città. Quest'anno ci sono detrazioni per chi fa l'abbonamento al trasporto pubblico. E questo è solo l'inizio. Scopri di più su it.gov.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà. Mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È bello. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere di mix ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Da che buona. Certificate dalla zecca dello Stato. Per informazioni, chiamate. Ma che ti faceva matematica. Cioè se 9,5 per chi ci urria live, mi resti 100.000 euro. Chiama ora. Il 5 Stelle primo partito, Di Maio esulta, emozione indescrivibile nel centro-destra, prima tra le coalizioni, successo della Lega, Salvini, io leader, ora governiamo. Pesante sconfitta del Partito Democratico, il portavoce di Renzi smentisce le dimissioni del segretario PD, male e liberi uguali di Grasso, nelle sfide dei collegi vince Gentiloni, sconfitti, percentuali, neve rialza lo spread, occhi puntati su Bruxelles per capire le reazioni della politica. Il mondo dello sport piange Davide Astori, oggi l'autopsia sul giocatore a Firenze continua a lavorare dei tifosi, tutte le nazionali in campo con il lutto al braccio. Pronostici rispettati agli Oscar 2018, domina la forma dell'arca di Guillermo del Toro che porta a casa miglior film e miglior regia. L'italiano chiama un colto nome di Luca Guadagnino vince la migliore sceneggiatura non originale. Siccome mi ricordo c'era un contatto, degli schiaffi di destro a Davide Astori, magari mi pento signora, moglie di Astori, e poi magari si fidanzano nel film. Il centro-destra si aggiudica la prima posizione come coalizione. Esce sconfitto il Partito Democratico. Vediamo insieme allora un quadro dei risultati con Giuseppe Garzoni. Solo con la coalizione. L'annuncio non c'è, ma il titolo è AAA, cercasi maggioranza di governo. E non sarà semplice, perché il voto di ieri tutto dice tranne quale sarà l'esecutivo che verrà. Ai blocchi di partenza del dopo voto emergono due dati. Il primo, la vittoria dei 5 Stelle. Sono la prima forza politica del paese senza far parte di una coalizione con una crescita forte rispetto al voto del 2013. Per questo puntano ad essere centrali nei prossimi assetti di governo. Il secondo dato riguarda il centrodestra. È la prima coalizione che non ha seggi sufficienti in Parlamento per governare da sola. La novità in questo campo è il sorpasso della Lega su Forza Italia.
significa che Salvini, che ha raccolto più del quarto dei consensi rispetto alle precedenti elezioni, darà le carte nell'indicazione di un possibile premier come nei rapporti interni con il Consiglio, che sono ribaltati. A perdere in queste elezioni che apriranno le porte alla 18ª legislatura è il centro-sinistra, sconfitta pesante, senza precedenti nella storia repubblicana, trascinato nel tracollo dal risultato negativo del PD e con una pagina bianca, le scelte che farà Renzi. A sinistra la riflessione si apre da oggi, anche perché Liberi e Uguali, la formazione nata dalla scissione al Partito Democratico, ha avuto percentuali sotto le aspettative. La fotografia del nuovo Parlamento, insomma, è frammentata, plastica, rigida e lascia al momento senza risposte certe sulla composizione del futuro governo, per il quale, con molta probabilità, si allungheranno i tempi. Nella Madonna. Questo dunque è lo scenario, nel studio con me c'è la collega... Mi passa quel cazzo di video, col nudo di Cristo. Politica, andiamo un po' più nel dettaglio, dai. Sì, dunque con Giuseppe Carboni abbiamo visto un quadro generale che sta davvero ridisegnando il panorama politico italiano, un quadro molto diverso da quello di ieri, i numeri non sono ancora definitivi, allora noi per un aggiornamento andiamo subito da Maria Antonietta Spadorcia. Maria Antonietta, a te. Sì, buongiorno, sì, come dicevi i numeri non sono definitivi ma ci stiamo avvicinando veramente al 100% delle sezioni scrutinate, possiamo darvi i numeri delle coalizioni del Senato per 60.309 sezioni scrutinate su 61.401, vediamo il centrodestra che consolida il dato del 37,52%, il Movimento 5 Stelle al 32,09%, il centrosinistra 23,08%, Liberi Uguali 3,28%, altre 3,92%. Vediamo adesso le singole liste. Movimento 5 Stelle 31,94%, Partito Democratico 19,20%, Lega si assesta al 17,80% e Forza Italia al 14,46%, Fratelli d'Italia al 4,26%, Liberi Uguali al 3,26%. Ma adesso passiamo alla Camera. Ecco, ci sono le ultime liste, quelle che non hanno raggiunto lo sbarramento del 3%, Emma più Europa e Mabonino 2,37%, noi con l'Italia 11,19%, Potere al Popolo 1,05%, Casa Pound Italia 0,85%, Il Popolo della Famiglia 0,69%, altri 2,77%. Passiamo adesso alla Camera. Abbiamo le sezioni scrutinate sono un po' meno, anche perché lo scrutinio alla Camera è iniziato dopo. Abbiamo 59.748 sezioni scrutinate su 61.401, appunto. Il centrodestra si assesta al 36,99%, 5 Stelle al 32,54%, il centro-sinistra al 22,97%, Liberi Uguali al 3,41%, altre al 4%. Adesso le singole liste. Nella Madonna! Non so, non ho capito perché mi dice back out, cerca di il produttore del computer vedere per risolvere il problema. Che cazzo gli è preso? 05, Fratelli d'Italia 4,35, Liberi Uguali 3,35. Adesso le liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento del 3%, più Europa Bonino 2,56, noi con l'Italia UDC 1,30, Potere al Popolo 1,12, Casa Paolo d'Italia 0,93, il Popolo della Questo mi sento proprio molto stanco stamattina, che fa incazzare? 2,78. Ricordiamo che alle 14 inizia anche lo spoglio per le regionali del Lazio e della Lombardia. E per ora a voi lo studio. E allora su questi dati noi cominciamo il nostro giro dei dati elettorali per vedere come le forze politiche hanno reagito ai risultati che hanno ottenuto nelle urne. E andiamo subito al Movimento 5 Stelle, lo avete visto nei grafici, uscito dalle urne come primo partito. Alessandro Gamberi, a te Alessandro. Sì, buongiorno, ha finito di parlare da poco Luigi Di Maio, ha detto per noi oggi si apre la terza repubblica, quella dei cittadini, molto soddisfatto, ha ringraziato quasi 11 milioni di italiani che hanno votato il Movimento 5 Stelle, ha ringraziato i fondatori Gian Roberto Casaleggio e Beppe Grillo che prima è rimasto dietro le quinte e poi ha lanciato di nuovo il suo appello, l'appello aperto a tutte le forze politiche per trovare un accordo sui temi, ma non solo sui temi, un'altra apertura oggi anche per trovare un accordo sui presidenti di Camera e Senato che tra poco verranno decisi. Di Maio ha molta fiducia in Mattarella, l'ha ribadito, ma punta al governo del Paese. Allora sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio. Il fatto di essere rappresentativi dell'intera nazione ci proietta inevitabilmente verso il governo del Paese, verso il governo dell'Italia.
sentiamo la responsabilità di dare un governo all'Italia ed è per questo che prima di tutto dobbiamo constatare che oggi le coalizioni non hanno i numeri per governare ed è per questo che ci prendiamo questa responsabilità. Non ha brillato invece nelle urne il Partito Democratico, andiamo allora nella sede del Nazareno dove c'è grande incertezza sul futuro della segreteria di Matteo Renzi. Ci spiega perché Andrea Poggi, a te Andrea. Proprio così Nadia, i rumor sulle eventuali dimissioni di Matteo Renzi si sono susseguiti per tutta la notte e per tutta la mattinata fino a che verso mezzogiorno un'agenzia ANSA ha battuto il segretario Renzi, ha deciso di dimettersi, notizia subito smentita pochi istanti dopo dal portavoce del segretario. Quindi quello che si sa è che qui c'è un clima di grandissima incertezza, il segretario parlerà alle 17 ed è importante capire che a questo punto la sua scelta, se continuare o meno alla guida del Partito Democratico, non riguarda più soltanto il suo destino personale, ma è soprattutto una questione di linea politica, perché la linea fissata in queste ore è quella di un PD saldamente all'opposizione, no a un governo con i 5 Stelle, hanno detto tutti gli esponenti del Partito Democratico. Bisognerà capire se in caso di dimissioni del segretario questa linea politica verrà mantenuta oppure no. Dobbiamo anche rilevare che nelle scorse ore alcuni dirigenti del Partito Democratico hanno fatto dichiarazioni di segno opposto. Quello che è certo è che si apre da oggi una fase di profonda per il Partito Democratico e per tutto il centro-sinistra, la riflessione che è già cominciata con dichiarazioni di molti esponenti. Allora possiamo ascoltare ciò che ha detto intervistato dal TG2 questa mattina Emanuele Fiano, qual è il momento di tornare allo studio. Io penso che sia doveroso da parte nostra, a parte ovviamente aver ammesso la sconfitta, riflettere, perché questo è un movimento profondo, non è solo una questione quantitativa. C'è la richiesta di cambiamento radicale che evidentemente noi non abbiamo intercettato. Ottimo risultato per la Lega di Matteo Salvini con un sorpasso storico all'interno della coalizione. Insomma, quella che Berlusconi chiamava sana competizione interna consegna di fatto a Salvini la leadership viene del centrodestra. Rigurgito con questo tonno. Infatti, quando ho preso questo ho detto c'è un ripensamento perché il tonno in certi momenti di nervosismo non riesco manco a ingoiarlo, nonostante mi piace. Vinto questa partita, così Matteo Salvini dunque dopo il record, il boom della Lega passato dal 4 al 17%, una vittoria straordinaria, abbiamo liberato il paese dall'arroganza di Matteo Renzi e dal patto dello spread, ha detto il leader della Lega, questo è stato un voto per il futuro, mentre gli altri hanno fatto tutta la campagna elettorale rivolti al passato, a fantasmi che non ci sono più, che non esistono più. Salvini poi si è soffermato a lungo sulla scelta vincente di rivolgersi direttamente al sud, la gente ha bisogno di lavoro, di merito, di sicurezza, questo ci chiedono, gli altri erano i salotti, noi tra il popolo, sono e rimango orgogliosamente populista, oggi inizia un percorso bellissimo, ha detto Salvini, dove ci proponiamo di rivedere quei trattati europei che hanno strangolato la nostra economia, ma l'Europa non deve assolutamente avere paura di noi. Di quella giornalista in viola, Calabana. E soprattutto no a governi e minestroni, noi manteniamo le promesse, l'impegno è governare con il centrodestra dove Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno fatto in pieno il loro dovere, è una vittoria che ci carica di responsabilità, ha continuato Salvini che ha riconosciuto sia l'affermazione dei 5 Stelle e poi ha confermato che sentirà tra poco al telefono Silvio Berlusconi, il leghista ha detto anche tutto quello che ha promesso in campagna elettorale farà parte del programma di governo. Infine il riferimento al capo dello Stato, il generale presidente della Repubblica, a chi affidare l'incarico di formare il nuovo governo, noi attendiamo tranquilli, ma non vedo l'ora di cominciare, sentiamo le sue parole, poi linea che può tornare a Roma. È una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio, di gioia, di responsabilità, perché milioni di italiani ci hanno chiesto di riprendere per mano questo paese, di liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza decise a norma di legge da Renzi, da Bruxelles, a colpi di spread, di barconi, di fallimenti di banche, quindi lo vedo come un voto di futuro.
E adesso Forza Italia, proprio per capire come questo sorpasso storico della Lega viene vissuto e in quali scenari si muoverà adesso il centrodestra. In collegamento da Montecitorio c'è per noi Barbara Romano. Barbara. Buongiorno dalla Camera. C'è un'atmosfera di profonda delusione dentro Forza Italia che in queste elezioni ha raggiunto il suo minimo storico, ma anche un clima di attesa per vedere fino in fondo, fino alla fine, i risultati delle elezioni, soprattutto della parte proporzionale, per vedere quanti seggi verranno assegnati a Forza Italia. Delusione e attesa sono anche i sentimenti che contraddistinguono Berlusconi, che si trova da Arcore, dove ha trascorso la notte delle elezioni insieme ai collaboratori più stretti, ai familiari, in serata sono passati a trovarlo anche i figli. Lui è stato sveglio, ha seguito fino alle prime proiezioni, poi verso le due è andato a dormire. La delusione è più grande per Berlusconi, riguarda il sud e in particolare la Sicilia, dove i 5 Stelle hanno fatto cappotto e finora era stato solo lui a fare cappotto in Sicilia nel 2001. Ma sentiamo il commento di Gabriella Giammanco, che è stata ospite del nostro speciale TG2 questa mattina, e poi la linea può tornare a voi. In attesa di conoscere i risultati definitivi non possiamo non rilevare che Forza Italia, la coalizione di centrodestra, è la prima forza politica all'interno del Parlamento. Il Presidente della Repubblica Mattarella non potrà non tenerne conto, in ogni caso noi da domani lavoreremo per dare un governo al Paese. E colleghiamoci anche con il Viminale, dove c'è per noi Luciano Ghelfi, per capire come stanno proseguendo le operazioni di voto e quali sono state le sfide più significative nei collegi. Luciano. Allora, il primo dato significativo è quello dell'affluenza, smentite le fosche previsioni di un boom dell'astensionismo, il dato finale è del 72,91%, poco più del 2% in meno rispetto a 5 anni fa, quando è bene ricordarlo si votava in due giorni, si votava fino alle 15 del lunedì, e questo nonostante le difficoltà del nuovo sistema di voto e le lunghe file che molti italiani hanno trovato i seggi. Il secondo dato lo possiamo vedere insieme, è questa cartina, è la nuova Italia politica che sta emergendo dallo spoglio. In azzurro vedete i collegi uninominali della Camera, dove in vantaggio sono i candidati del centrodestra, quasi tutti al nord e al centro. In giallo ocra quelli dove sono in testa i candidati a 5 Stelle, al sud, nelle isole, in Sicilia e in Sardegna, al centro, in Toscana, in Emilia e in Alto Adige. Il verde indica le affermazioni dei candidati del centro-sinistra. Lo spoglio intanto continua per il voto all'estero, siamo a poco più della metà delle sezioni che hanno concluso il loro lavoro, molto più vicino alla fine per quanto riguarda i collegi sul territorio nazionale, però anche per questa volta è necessario... Cortometraggio scritto del video Z13. Allora quindi tutti i vari non vengono per nuocere, perché seppure io non ho nominato con i numeri, che io nomino i numeri con i numeri i video, il Z13 può essere anche un discorso che possa abbreviare, quindi Teresa non è che mi ha impedito. Ci sono delle conferme, ci sono anche esclusioni eccellenti, le vediamo nel servizio della Lisa Fiuro, poi linea allo studio. Tanti duelli in questa tornata elettorale. A Roma il premio uscente Gentiloni si assicura il biglietto per Montecitorio, raccogliendo il 40% dei consensi e staccando di quasi 10 punti il candidato del centrodestra Ciocchetti. Nello stesso collegio per il Senato c'è la parte di storica dei radicali Emma Bonino. Che dice? Ragazzi, io voto lo stesso, siccome sono malati di testa su uno di cristiani. Manca per manco me, la gente su uno di una massa handicappata mentale. E così, mentre nella sua Ferrara il ministro dei beni culturali Dario Franceschini deve cedere il passo a Paolo Tomasi del centrodestra, a Pesaro non passa, il ministro dell'interno Minniti è arrivato addirittura terzo. Riuscito nel collegio per la Camera di Vittorio Sgarbi per il leader dei 5 Stelle Di Maio, che sconfigge il suo avversario Sgarbi. Sul fronte del PD Matteo Renzi si aggiudica un posto in Senato, battendo con largo margine nel suo collegio fiorentino Alberto Bagnai del centrodestra. Siederà alla Camera invece Maria Elena Boschi, che a Bolzano batte Micaela Biancofiore. Si prepara la sua decima legislatura consecutiva Pier Ferdinando Casini, ora eletto al Senato nel collegio di Bologna, con 5 volte i voti dell'ex presidente dell'Emilia Romagna, nonché con... Pier Ferdinando Casini prima era al centro, ora si è tau al PD, non si capisce niente. Allora riprendiamo il nostro giro nelle sedi delle forze. Si capisce niente. Andiamo da Francia.
Sonia, l'Ottavio, allora come è stato accolto il risultato, Sonia? Beh, qui Giorgia Meloni ancora non è scesa a commentare il risultato del voto, perché sera di questa mattina ci sarà una conferenza stampa alle 15, attendiamo. Vedi, no? Non parlano niente di buono. Ma per favore, quel tipo è 100, no. Cose inutili parlano. Le TV ci... Le TV ci prendono per il culo e non dite niente. Pecoroni, pecoroni stupidi. Siete pecorone. Siete pecorone. Siete delle persone. Senza integrità è nulla. Delle persone. Pecorone stupidissime. Siccome volevo mettere, se lo metto a casa mia, perché se ho cacciato la maglietta perché mi dava fastidio, siccome i litigi, il nervosismo ti porta a cacciare, che ti danno fastidio le cose pure addosso, questa è psicologia.